finezza, completamente incredibile, presente. Siamo contenti di averla qui con noi questa sera. Siamo la comunità pastorale di Famiglia del Signore, quattro parrocchie, San Paolo, San Carlo, Santa Maria Nascente di San Carlo, San Damiano e San Tardino, e infine San Bartolomeo, che dalla storia orale prima vissuta e significata dei documenti conservati negli archivi, ci consegna un segno preziosissimo che mi sta molto a cuore, ma penso non solo a me, ma le reliquie e le immagini, la cui verità è nel rimanere a quel Dio bambino che abbiamo accolto con noi, che è la luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo, e d'altra parte la verità di ogni uomo, di ogni donna, che è fatto per questa luce, cercatore di Dio. Però mi piace che il primo gesto che abbiamo fatto entrando in chiesa sia stata la sosta venerata alle reliquie d'immagini, quell'altare che proprio pieno di immagini è per tutti i cercatori di Dio, chi per una strada, chi attraverso difficoltà, chi, ma tutti siamo fatti per croce. Eminenza, poi la vogliamo in questo tempo che è l'anno della fede, allora vogliamo vederla anche come testimone autorevole nella comunione con tutti i vescovi e con i successori di Pietro, oggi per il nostro cammino di fede, il che vuol dire che ci attesti una volta di più che Gesù Cristo non è la favola del Natale, dell'Epifania o chissà altro ancora, ma che è la verità di Dio che si è fatto vicino, che si è fatto uno di noi. Grazie di essere qui, grazie di condurci. Un ultimo pensiero, ma non perché sia meno importante: la festa cristiana non si chiude in un recinto dimenticando chi soffre. Le offerte che saranno raccolte, spero copiose, saranno interamente dedicate, destinate alle due conferenze di San Vincenzo che operano all'interno della comunità pastorale, una che ha sede qui a Brugheto, l'altra a San Tardino e San Damiano. Grazie per essere qui, che sia davvero un momento di gioia, di condivisione, di fede, di vita cristiana insieme, rinnovata. Amen.
falta un po' di... Dal libro del profeta Isaia. Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce, la gloria del Signore brilla sopra di te. Poiché, ecco, la tenebra ricopre la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore, la sua gloria appare su di te. Camminerano le genti alla tua luce, i re allo splendore del tuo sorgere. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati, vengono a te. I tuoi figli vengono da lontano, le tue figlie sono portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante, palpiterà e si dilaterà il tuo cuore, perché l'abbondanza del mare si riverserà su di te, verrà a te la ricchezza delle genti. Uno stuolo di cammelli ti invaderà, dromedari di Madia e di Efa, tutti verranno da Saba, portando oro e incenso e proclamando le glorie del Signore. Parola di Dio. Amen.